arte in forma di libro, fotografia, video arte, esibizioni, mostre, installazioni e talk. Sarà una 3 giorni ricca di iniziative, quella che si terrà dal 6 all'8 ottobre con il Milano Centrale Festival. Si tratta di una rassegna d'arte diffusa che si propone di promuovere e valorizzare la cultura artistica e l'arte contemporanea, ma anche di riqualificare i quartieri che dalla stazione centrale di Milano proseguono lungo il tratto della Martesana, valorizzandone la propria identità. L'organizzatore è il Chip and Day Studio di Milano, e assieme al Municipio di Milano hanno organizzato questo festival che in qualche modo raccoglie lo spirito del festival che è nato a Fano nel 2009 e che da 15 anni nella città offre l'arte contemporanea. E noi di Centrale Fotografia collaboriamo all'organizzazione dei vari eventi e quindi tutta l'esperienza che nella città abbiamo raccolto nel corso degli anni la mettiamo a disposizione della città di Milano. Che cosa prevede il festival? Il festival prevede 13 sedi dove ci sono mostre, talk, performance in varie situazioni che sono dalla Cineteca di Milano allo studio di artisti come per esempio lo studio di Silvia Mariotti che è originaria di Fano e altre situazioni private e pubbliche che raccolgono questi eventi per 3 giorni che occupano la città dalla stazione centrale fino al quartiere Maggiolina attraverso il naviglio della Martesana. Per l'occasione abbiamo organizzato un pullman con l'agenzia Ci va di viaggiare domenica 8 ottobre che partirà dalle ore 7 in Via della Giustizia. E questo pullman vuole in qualche modo essere pieno di quell'entusiasmo che abbiamo avuto nel corso degli anni, quindi amici, sostenitori, soci, ecco, verranno tutti insieme a, così, in qualche modo a ricevere questa soddisfazione di un festival che è nato nel 2009 al Caffè Centrale e che ora è in una città come quella di Milano. Entro quando è necessario prenotare? C'è ancora qualche altro giorno, ma vi do così, insomma, il consiglio di farlo appena possibile.